Ed eccoci di nuovo buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Come annunciato in apertura, adesso parliamo di pubblici esercizi e di contratti. Ed eccoci dunque a parlare di questioni sindacali e di questioni di contratti, perché che cosa è successo? Che la FIPE, la Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi, ha comunicato ai sindacati il recesso al contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore turismo, con effetto dal 1 maggio 2014. Naturalmente c'è arrivata subito la replica dei sindacati. Dicono i sindacati, dice la CGIL, la Filcams CGIL, dopo mesi di trattative si pretende di abolire 14esima scatti permessi e stupirsi di incontrare la nostra indisponibilità, così la CGIL. Saluto Lino Stoppani, presidente di FIPE. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Ma davvero volete abolire 14esima scatti e permessi? No, è un concetto che va un po' articolato, se posso, approfittando. Ma prego, anche della ospitalità. Allora, il motivo grave di questa decisione sofferta, forte, meditata, e al quale abbiamo fatto appello anche ai veri valori sindacali che richiedono anche responsabilità, sta nel fatto che c'è una grave situazione in settore, rappresentata dai numeri, aziende che chiudono, fatturati che calano, ultima riga del conto economico orientata verso il rosso, che impone interventi derogabili su alcuni istituti contrattuali che generano retribuzioni in assenza di ore di lavoro e con l'obiettivo evidentemente di ridare efficienza e produttività al sistema delle imprese che sta soffrendo una situazione di grandissima difficoltà dal punto di vista economico. Allora, quando parliamo di ridare efficienza e produttività, è chiaro che bisogna poi declinare questo concetto. Per noi è stato quello di proporre al sindacato una rivisitazione di alcuni istituti contrattuali, tipo gli straordinari, tipo il ROL, tipo l'indennità di malattia, tipo gli scatti di anzianità, tipo la 14esima. Ma noi abbiamo detto anche al sindacato che se questi argomenti o questi istituti non vi vanno bene, proponeteci voi altri istituti. Quindi, con la quale si possa recuperare efficienza e produttività. Stoppani, quindi per capire meglio, voi dite sostituiamo a meccanismi automatici di retribuzione, come per esempio gli scatti di anzianità, magari oltre una certa soglia, o come magari la 14esima, dei meccanismi legati invece alla produttività. Questa è la sostanza. Esatto, per cui è chiaro che in un sistema con grande assorbimento di manodopera, come quello dei pubblici esercizi e delle aziende dei servizi che noi rappresentiamo, l'elemento lavoro è un elemento fondamentale, purtroppo, per quanto riguarda il nostro conto economico. Va gestito oggi con un atteggiamento molto diverso rispetto ai periodi in cui i conti economici di altre aziende presentavano saldi positivi. Oggi purtroppo sono diventati verso il segno meno e il rosso pesante, da qui una posizione, ripeto, presa con grande sofferenza, perché sappiamo che dall'altra parte abbiamo dipendenti e famiglie da mantenere, con quelli che sono i costi di gestione anche loro, che sono gravosi quanto i nostri. Ma di fronte a una situazione di questa difficoltà non si aveva un'alternativa se non quella di richiamare il sindacato a provare ad articolare un contratto collettivo nazionale di settore moderno dentro quelle che sono le nuove esigenze del mercato. Le altre associazioni datoriali, fatta salva l'ANGE, ma anche se voi credo che rappresentiate la maggioranza di queste imprese, sì, hanno deciso di firmarlo in realtà il contratto con i sindacati, ho capito bene? No, non hanno deciso di firmare, a parte che riconfermo la legittimità della loro posizione di fare le cose che ritengono più giuste. Questa è la posizione della FIPE, che non pretendiamo che sia la posizione di tutti.
Per cui so che le trattative stanno andando avanti, non so con quali prospettive, probabilmente queste imprese o queste federazioni hanno strategie, interessi, strutture organizzative delle loro imprese diverse dalle nostre. Noi pensavamo di poterlo fare insieme a loro e ci tenevamo e abbiamo anche fatto un'espressa richiesta al riguardo. Ma ripeto, in casa propria ognuno ha il diritto di fare le cose come ritiene più opportuno, insomma, per cui noi non pretendiamo di imporre scelte. Abbiamo fatto le scelte nostre con sofferenza e con la speranza però di poter ricavare in termini di produttività e di efficienza qualche punto di più per i conti economici della nostra impresa. Tra l'altro domani c'è lo sciopero dei sindacati e dei pubblici esercizi. Tra l'altro tra le prospettive e le conseguenze c'è anche evidentemente l'inizio di un'attività di agitazione del settore che ci preoccupa ovviamente perché gli scioperi fanno male alle imprese, per cui li subiremo cercando quelli che sono gli accorgimenti necessari per limitarne i danni, ma ripeto, noi ci aspettiamo un atteggiamento responsabile da parte delle organizzazioni sindacali. La presentazione di Zeta aveva anche un significato collegato ad un passaggio tecnico che scadeva il 30 di ottobre. Dopo il 30 di ottobre con la disdetta non finisce una storia di relazioni sindacali improntate anche a tanti valori. Grazie a Lino Stoppani, presidente di FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie per l'ospitalità e buonasera a voi.